insieme nel Vangelo di Matteo, ultimo capitolo, capitolo 28, alleluia, gloria a Dio, capitolo 28, leggiamo anche l'ultimo verso, mediteremo sul verso 20, lettera B, ma per comprendere magari la circostanza in cui viene detto, viene fatta questa grande promessa, leggiamo anche il verso 19, 28, 19 e 20. Dio ci benedica. Andate dunque e fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Stasera mediteremo su questo. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Signore, ti preghiamo affinché questa parola tu possa farla scendere giù dal cielo, perché possiamo comprenderla. Aiutaci a spezzare questo pane nel migliore dei modi, per poterti alla fine di questo culto onorare per quello che tu ci avrai voluto donare. Te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. Quante promesse ci sono nella Bibbia? Una infinità di promesse. Abbiamo acconti non ancora fatti, ma sicuramente, certamente abbiamo già superato la decina e le centinaia. Possiamo tranquillamente partire da un dato di fatto, che quanto alle promesse della Bibbia siamo già nel migliaio. Quindi se vogliamo eventualmente scoprire quante promesse ci sono nella Bibbia, dobbiamo parlare da un migliaio in poi. Quindi non c'è qualcosa che possiamo risolvere in pochi minuti, capire o annotare sulla nostra rubrica nel giro di un'ora e forse neppure di una giornata. E poi come si presentano queste promesse? Si presentano da Genesi all'Apocalisse, quindi se vogliamo leggerle tutte, capire tutte, siamo costretti a leggere tutta la Bibbia. Il Signore ci dice: vuoi vedere tutto quello che ti ho promesso? Parti da Genesi 1:1 e concludi nel libro dell'Apocalisse con l'ultimo versetto al capitolo 22. Però devo dirvi una cosa: non so, tra le grandi promesse che ci sono, tra tutte le promesse, se ce n'è una che può eguagliare questa promessa, onestamente. Oggi proprio ci pensavo, forse, non voglio dire che è la più bella, perché sono tutte belle, Gesù non fa niente di brutto, tutto stupendamente meraviglioso, però parto dalla negatività per capire l'importanza di questa promessa. Ammettiamo che questa promessa non ci fosse mai stata data, non ci fosse mai stata fatta. Tutto, completamente tutto, forse anche tutte le altre promesse, forse non avrebbero una base solida, non avrebbero qualcosa che ci permetterebbero che ci permetterebbe di stare tranquilli, sereni, di andare avanti. Stavo pensando per esempio proprio al grande mandato, che è una delle cose più belle che Dio ha dato alla Chiesa, ha dato a me e a te. Oh, non so se ti rendi conto, Gesù ci ha affidato il mandato per la salvezza. Non so se ti rendi conto, questo Gesù che fa ad un certo punto conclude il suo mandato terreno, il suo ministero terreno, deve salire al cielo e dice ai discepoli che adesso se la devono vedere loro. Lui li equipaggia ovviamente mediante la presenza dello Spirito Santo e mediante la sua presenza, e quindi è un mandato straordinario. Però provate a immaginare se questo mandato, se questo incarico da parte di Gesù non avesse incorporato, non avesse questa parte finale del mandato, se non ci fosse quest'altra certezza, io non lo so se sarebbe
Poi tutto così bello, se non avessimo la certezza che Gesù è con noi. Penso che il Vangelo di Matteo non si può concludere meglio di così, con questa promessa: non vi preoccupate, ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Io stasera voglio parlarvi proprio di questa promessa che Gesù ha fatto allora ai discepoli, ma l'ha fatta anche a noi stasera. Gesù è a noi che ce lo dice stasera. Lui è vivente, è risorto, non è una metafora, non è un simbolo, non dobbiamo immaginarcelo che Gesù ce lo dice. Lui ce lo dice realmente, ce lo dice mediante lo Spirito Santo. Stasera il Signore dice alla Chiesa di Lodi, ma a tutti quelli che sono stati lavati dal sangue di Gesù e che hanno intenzione di andare avanti per le vie del Regno di Dio: non vi preoccupate, non temete, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Io proprio su questo stasera vorrei insieme con voi proprio spezzare, con l'aiuto di Dio, il pane. Innanzitutto vorrei che da questo brano ricavassimo almeno cinque consapevolezze. Da questo verso così lanciato per dare sicurezza ai discepoli, per dare sicurezza a quelli che sarebbero andati avanti da quel momento in poi senza Gesù, è un verso che, meditato, riflettuto, messo davanti al Signore in pura coscienza, tira fuori delle cose veramente, veramente interessanti. Io penso, credo, che i discepoli diverse volte, dopo che Gesù se n'è andato in cielo, avranno pensato intorno a sta frase. Chissà quante volte da soli, per le strade di Gerusalemme, della Palestina, durante la persecuzione, o semplicemente durante la benedizione, o durante le liberazioni, o mentre il movimento missionario si formava ad Antiochia, chissà quante volte si saranno fermati, forse nelle case, nelle assemblee, forse negli incontri fraterni tra di loro, e hanno riflettuto su questa frase. Alla fine hanno terminato guardandosi tra di loro e si sono incoraggiati tra di loro, dicendo: fratelli, alla fine abbiamo una certezza che Gesù è con noi, ce l'ha detto lui. Vi ricordate? Qualcuno avrà detto: sì sì, io c'ero quando l'ha detto, ero proprio vicino a lui quando lui ha detto questa frase, sono sicuro, era proprio lui ed era convinto che lo diceva, e ne vediamo gli effetti, vediamo Gesù all'opera, vediamo dei miracoli, delle vite trasformate. Innanzitutto voglio subito farvi riflettere sul principio di questa promessa. Ecco, questa parola che può sembrare molto inutile, in realtà è una parola che esprime l'importanza di quello che Gesù sta per dire. Si dice così in termini del lessico, è enfatica, cioè chiama o richiama l'attenzione di quelli che stanno ascoltando. È un modo come se Gesù ad un certo punto dicesse, dopo che ha dato il grande mandato: ora ascoltate bene per quello che vi sto per dire, perché adesso quello che sto per dirvi non ve lo dovrete mai dimenticare. Questo che sto per dirvi cambierà la vostra vita. Ecco, ascoltatemi bene, non vi distraete, perché adesso sto per dirvi qualcosa di importante. Dovete porre bene la vostra attenzione su quello che adesso sto per dirvi. Ascoltatemi bene, non mi distraete. Quasi come se Gesù dicesse: se vi volete distrarre, distraetevi su altro, ma non su quello che sto per dirvi, perché quello che sto per dirvi sarà ciò che darà qualità al vostro cristianesimo e al vostro cammino. Io me ne vado, ma voi dovete sapere che io resterò con voi in ogni tempo, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Voi non mi dovrete ricordare, voi mi dovrete invocare, che è diverso. Non dovete ricordarvi di quando io sono stato con voi, ma dovrete
non ricordarvi, ma realizzare che io sono ancora in mezzo a voi e guido la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Sono presente in tutti i suoi aspetti e ho intenzione di continuare a benedire ancora. Questa promessa non viene da un morto, ma viene da Gesù che è risorto. E quindi questa promessa viene da un uomo che può mantenerla. Se io vi dicessi: non ti preoccupare, che io sarò sempre con te, tu potresti essere contento di questa frase, ma conti facendo non potresti essere certo di quello che io ti dico, perché quello che io ti dico è realmente impossibile. E non puoi accontentarti se io te lo dico con il cuore, emotivamente, se io ti dico: non ti preoccupare, io sono sempre con te, non ti preoccupare perché io in tutto quello che fai ti appoggerò. No, non puoi essere contento. Invece con Gesù è diverso, perché lo dice in questo momento Gesù, uomo risuscitato, che ha un corpo glorificato. Non lo ha detto Gesù prima della risurrezione, perché non avrebbe potuto mantenere questa promessa, perché prima della risurrezione aveva un corpo come il nostro e non avrebbe potuto mantenerla. Mi spiego: se Gesù si fosse trovato a Capernaum, non avrebbe potuto dire ai 70 che aveva mandato in giro a predicare l'Evangelo: io sarò con voi, perché non aveva ancora il corpo glorificato. Ma ora è risuscitato e lui si può trovare in qualunque posto lo invocano. Che ci crediate o no, Gesù è a Lodi stasera, perché l'ha promesso, non è a Gerusalemme, è a Lodi. Lui può mantenere queste promesse, perché lui può essere qui in questo momento e trovarsi dall'altra parte della terra, dove stanno celebrando un altro culto al Signore. Lui è Dio, è Signore sopra tutte le cose. E quindi ricordiamoci di quello che leggiamo in Matteo 28 al verso 20. Lui adesso non è più dotato di un corpo mortale, perché fisicamente non avrebbe potuto dire questo. Guardate che intelligenza Gesù. Sa i tempi e i luoghi quando deve dire qualcosa. È molto intelligente nella comunicazione il Signore. E questa promessa è quella che ci permette di poi realizzare il grande mandato. Non abbiamo soltanto la consapevolezza del momento della promessa, cioè Gesù è risorto e quindi può mantenere questa promessa, ma abbiamo anche un'altra consapevolezza: e chi ce la fa questa promessa? Da chi viene? Chi è che ci sta garantendo la sua presenza? Chi è che sta dicendo che non ci avrebbe mai lasciato, che non ci avrebbe mai abbandonato? Non viene da un uomo, non viene da un'organizzazione, non viene da chissà quale personaggio che magari nel pieno delle sue forze può dire: non ti preoccupare, ci penso io, se hai bisogno chiama me. No, la fonte da cui arriva questa promessa è qualcosa che non ha a che fare con l'uomo e quindi con il tempo, è fuori dal tempo. È Gesù, Dio fatto uomo. Io sono l'Eterno Dio, come chiamato in principio di questo Vangelo stesso, l'Emmanuele, cioè l'Iddio con noi. Questo è Gesù, è l'Emmanuele, l'Iddio con noi. E qui, quando Gesù fa la promessa ai discepoli, non è il Gesù figlio di Giuseppe, non è il Gesù che ha i fratelli e le sorelle che lo stanno aspettando fuori da quella sala, da quella casa dove lui si è intrattenuto per insegnare. Quel Gesù che fa la promessa ai discepoli è il vivente,
è il risorto, è il principe della vita, è appena uscito dal sepolcro, la morte è da qualche ora stata sconfitta, il regno delle tenebre è stato retrocesso, Gesù ha vinto, è Lui che sta parlando, e Lui ha l'autorità per promettere questo, e noi abbiamo la fede per accettare questa promessa. È il principe della vita, è il vittorioso che parla. Vi ricordate quando Giovanni si ritrova nel libro dell'Apocalisse al primo capitolo? Bellissimo quella scena. Giovanni si ritrova non davanti a un Gesù, diciamo così, stanco. Chissà quante volte Giovanni si sarà ricordato di Gesù che si è addormentato sulla barca, di Gesù che si è ritirato a pregare, di Gesù in contrasto con i farisei, di Gesù turbato o conturbato, dice una vecchia traduzione, davanti alla morte di Lazzaro. Giovanni non ha incontrato questo Gesù nell'Apocalisse, lo ha trovato, e la descrizione che ha fatto di questo Gesù è imperante. Si trova davanti a un re, si trova davanti a uno che regna, si trova davanti al principio di tutto, e Gesù stesso dice: Giovanni, non ti preoccupare, io fui morto, io fui morto. Forse Giovanni aveva ancora in mente quei 3 giorni difficili della crocifissione, della sua sepoltura. Io fui morto, e chissà quante volte Giovanni avrà pensato a quei difficili momenti. Io fui morto, e gli sarà passato nel momento in cui Gesù gli ha detto questa frase, gli saranno passati tutti quei momenti davanti alla sua mente, davanti ai suoi pensieri. Ma ora vivo, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Questa è l'eredità che Gesù sta lasciando alla Chiesa. Oggi noi abbiamo come capo della Chiesa questo Gesù qui, che non solo è il vittorioso sulla morte, ma la sua resurrezione preannuncia e garantisce anche la nostra risurrezione. Fratelli, io non so se voi vi rendete conto, ma noi risusciteremo. Che brutto alleluia! Volete rimanere nella tomba? Vedete subito? Oh. Volete rimanere nel soggiorno dei morti? Volete stare nel luogo del silenzio? Ci sono questi posti, ci sono questi luoghi, non è che non ci sono. Scegliete voi. Io voglio risuscitare. Io voglio uscire dalla tomba e risusciterò, no perché sarà un predicatore a venire davanti alla nostra tomba a dire vieni fuori, perché sarà Gesù che con un grido d'arcangelo la tromba suonerà e i morti in Cristo risusciteranno, e io sono tra quelli, perché la salvezza eterna è entrata nella mia vita, e questa salvezza, se è entrata anche nella tua vita, ti accerta che questo Gesù verrà anche davanti alla tua tomba per risuscitarti e per portarti in gloria. Ammesso che noi dovremmo passare per la morte, ma potrebbe esserci anche il rischio per il diavolo che Gesù torna e ci porta così mentre siamo ancora in vita, e penso che anche questo ci fa piacere, no? Che ne dite? La consapevolezza non solo dell'autore della promessa, chi è che ci sta dicendo questo? Ma abbiamo anche una terza consapevolezza del contenuto della promessa. Cosa dice questa promessa alla fine? Allora, il momento, la consapevolezza del momento in cui viene fatta questa promessa, è uno che è entrato nell'eternità, quindi non è un uomo che ci ha promesso qualcosa, quindi questo si ammalerà, adesso ha detto chissà che cosa, poi improvvisamente cambiano le condizioni, no, succede. Fratelli, quale uomo è in grado di poter promettere cose certe? Noi quando lo facciamo in vista di quello che vediamo, ma non vediamo tutto, no? Noi diremo, giovedì abbiamo l'assemblea,
ma lo diciamo in vista di quello che sentiamo e quello che vediamo. Ma chi lo può dire che faremo l'assemblea? Se Gesù non torna, qualunque cosa può succedere nella nostra vita, no? Vi pare o no? Ma se ce lo dice colui che vive nell'eternità, così sarà, perché tutto dipende da lui e non ce n'è uno che può andare da Gesù e dire no, non è così perché la mia parola è più grande della tua. No, non ce n'è. Se Gesù dice che tu guarirai, non c'è uno più grande di Gesù che può cambiare le cose. Se Gesù dirà che la tua famiglia sarà al servizio di Dio e dell'eternità, non ci sarà uno, anche tutti i demoni messi insieme, che potranno cambiare l'idea di Gesù, perché lui è il vincitore, è il più forte, è la sua parola, pensate un po', sostiene tutto l'universo. Immaginate se non è in grado di mantenere una promessa nella mia e nella tua vita. Che bello, eh? Questo Gesù, alleluia. Pensate un po' chi ha cambiato la nostra vita, chi ci ha convertiti. Pensate un po' con chi stiamo avendo a che fare. E poi il contenuto di questa promessa. Questa promessa non era limitata solo ai discepoli di allora, i cosiddetti testimoni oculari, ma si estende anche a noi. Eh sì, anche per logica si estende anche a noi. Non dobbiamo fare molta fatica per capire che si estende anche a noi. Potevamo pensare che questa promessa era per loro, ma loro non hanno vissuto la fine dei tempi. Quindi, quando Gesù dice a questi discepoli io sarò con voi fino alla fine dei tempi, sta parlando a un ramo di discepoli che si allarga fino alla fine dei tempi. Sono passati 2000 anni, quindi questa promessa era per loro per il primo secolo, per il secondo secolo, terzo secolo, quarto secolo, quinto secolo, fino ad arrivare a noi. Se crediamo di essere suoi discepoli, questa promessa è per noi. Gesù ce l'ha garantito. Lui non vive nel tempo, lui è nell'eternità. È 2000 anni per loro, per lui. Sapete quanti sono? Sono 2 giorni. Un giorno è come 1000 anni, dice la scrittura, e 1000 anni come un giorno. Quindi per lui 2000 anni è come se fosse l'altro ieri o dopodomani. Quindi immaginate un po' la forza, il potere di questo Dio così meraviglioso che si interfaccia e si relaziona con noi. È una promessa aperta a tutti, ma tutti i credenti nati di nuovo. Non è per quelli che credono in Dio, ma è per quelli che sono nati di nuovo. Anche i demoni credono in Dio e tremano, eh. Pensate un po', tutte le volte, chissà che dolori di testa avranno all'inferno tutte le volte che Dio si muove. Pensate, credono, ma certo, mica possono fare a meno di credere. Lo vedono, lo combattono e perdono. Tutte le volte che loro si muovono se ne vanno umiliati, perché Gesù rimane il più forte della storia e dell'eternità. Quindi loro lo vedono, credono e tremano. Vi ricordate? Quando Gesù arrivò nella zona di Gerasa, quegli indemoniati là, quell'indemoniato in particolare che aveva serissimi problemi spirituali, la sua situazione era così compromessa che persino la sua socialità era distrutta. Un uomo che viveva nel cimiteri, si picchiava, si distruggeva, più volte questi demoni lo portavano verso il suicidio. Gesù si è solo avvicinato a quel paese, non ha organizzato una tenda, non ha organizzato un culto all'aperto, non ha organizzato il culto di risveglio, non ha fatto un raduno, che ne so, campistico, nazionale. È solo passato, si è avvicinato, si sono spaventati. Che abbiamo da fare con te? Pure qua ci sei venuti a disturbare. Non è venuto ancora il tempo. Come ti chiami? Legione, ne siamo a migliaia. Gesù non è quell'indemoniato che hai liberato l'altra volta, qua ne siamo parecchi.
E probabilmente tra questa legione di demoni si è fatto avanti un demone, forse un poco quello più intelligente, ha detto: fai una cosa, mandaci nei porci. E Gesù ha detto: va bene, subito però, immediatamente. E tutti e 2.000, 3.000, 10.000, quanti ne erano, a uno alla volta, sono andati nei porci, i quali poi si sono gettati, se vi ricordate, purtroppo, per i proprietari, sul promontore, sono andati a finire nel mare. Ma chi può vincere Gesù? Chi può battere il vincitore? Fratelli, la promessa ci viene da questo Gesù che è con noi in ogni tempo ed è per i credenti nati di nuovo, per coloro che hanno fatto una decisione, quella di servire il Signore, per coloro che sono divenuti anche discepoli ubbidienti, si sono messi ai suoi piedi, vogliono imparare, vogliono sapere le cose del regno di Dio, non vogliono sapere altro, un po' come l'apostolo Paolo che, convertito a Cristo, il suo unico interesse diventa la croce, Cristo crocifisso, la salvezza e questo amore che Dio manifesta attraverso questo sacrificio. Ricordiamoci di Gesù che nella preghiera sacerdotale, che bella quella preghiera, eh? E credo che sia una delle poche volte dove possiamo entrare nell'intimità di Gesù. Tante volte nei Vangeli compare che Gesù si è ritirato a pregare e chissà che cosa avrà detto. Boh. Un'altra volta si era ritirato di notte, non era ancora l'alba che pregava, chissà che cosa ha detto. Qualche cosina l'abbiamo saputo dalla sorellina Rosavalle, no? Stasera, che Gesù ha detto: grazie Padre che sempre ci dai quello che ti chiediamo, cioè sempre ci permetti di venire a te con fiducia. Quindi qualcosina, ma che cosa si dirà Gesù con Padre quando sono in confidenza? Beh, la preghiera sacerdotale è uno spettacolo, fratelli, è qualcosa di meraviglioso. Sentite cosa dice Gesù a proposito di me e di te nella preghiera sacerdotale: non prego soltanto per questi, Giovanni, Pietro, Filippo e tutto il gruppo, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. E Dio sente Gesù pregare, ma che può fare? Che cosa può fare? Una cosa può dire: amen. E dove sono io voglio che siano anche loro. A Gesù gli piace la nostra compagnia. Oh, siamo sua moglie. E a lui l'eternità la vuole passare con la moglie. Di questa promessa Gesù non si riferiva alla presenza sua fisica, ma alla sua spirituale, alla sua essenza divina, perché solo Dio poteva fare questa promessa di onnipresenza. È per quello che Gesù dice ai discepoli: è necessario che me ne vado, è necessario per voi che io me ne vado. E vado verso la fine. La quarta consapevolezza è quella del tempo della promessa. È una promessa quotidiana, tutti i giorni, non in alcuni giorni particolari dell'anno o in momenti migliori spiritualmente, no, tutti i giorni. E permettetemi di dirvi anche questo: sapete perché mi piace questa promessa che Gesù dice tutti i giorni? Gesù sa che io e te peccheremo di infedeltà. Avrebbe potuto dire: vediamo se riesco a stare tutti i giorni, vediamo. Avrebbe potuto dire: vediamo, dai, vediamo un po' come vi comportate, poi vediamo lungo il cammino, vediamo come... No, Gesù lo sa con chi sta avendo a che fare. Eppure dice: tutti i giorni. Fratelli, a Dio la gloria e a noi l'umiliazione, ma quanti alti e bassi nella nostra vita.
E quante volte in questi bassi abbiamo visto la mano di Gesù che ci ha incoraggiati ad andare avanti, è vero o no? Possiamo dire che questa promessa è reale o no? Siamo convertiti oramai da anni, molti di voi sono convertiti da anni, forse 30, 40. Possiamo dire che è stato così tutti i giorni. Gesù è rimasto lì al nostro fianco anche quando avrebbe potuto dire no, ma non è cosa più, adesso non va bene. Invece ha dimostrato che Lui è fedele anche quando noi siamo infedeli, perché Lui non può rinnegare se stesso. Questo è il suo titolo, il fedele, il veritiero. Quando dormiamo Lui vigila su di noi, quando siamo svegli è con noi, nella cattiva e nella bella sorte. Vi ricordate cosa dirò a Paolo? Sia che vegliamo, sia che dormiamo, noi siamo di Cristo. Nei giorni belli e sereni e nei giorni di difficoltà, non solo nel locale di culto, ma anche fuori, Gesù ha promesso che sarebbe stato con noi. Sotto i riflettori del giorno, ma anche sotto il buio della notte, quando gli uomini non ci vedono, e Lui sì, invece, ci vede. Egli è con noi ogni giorno, per innanzitutto per donare il nostro peccato quando lo confessiamo, e per purificare e santificare il nostro cuore, per difenderci dalle insidie del maligno. È con noi per guidarci e consigliarci. È con noi su per i monti, ma anche nella valle dell'ombra della morte, dice il Salmo 23 verso 6. A prescindere dalle circostanze e in ogni occasione Egli è con noi, e questa è la bellezza di questa promessa. Tutto ciò con lo scopo principale di permetterci di servirlo una volta liberati dai nostri nemici, di servirlo con il suo aiuto e con l'indispensabilità della sua potenza. Quanto abbiamo bisogno della sua potenza, fratello? Quanto abbiamo bisogno della sua potenza, della potenza dello Spirito Santo, di quella promessa che Gesù stesso aveva fatto nel libro degli Atti, al capitolo 1, verso 8. Signore, aiutaci ad avere questa potenza, ad aver bisogno della ricerca di questa potenza. Questo è un tempo propizio, fratelli, perché nel tempo di maggiore confusione potrebbe venire fuori il bisogno di una maggiore ricerca delle cose di Dio. E in ultima analisi, il quinto punto è la consapevolezza dell'estensione della promessa, sino alla fine dell'età presente. Non c'è un tempo che il Signore ci dice fino ad aprile io posso aiutarvi, poi dopo vedete come dovete fare. No, non ragiona così. Che meraviglia il Signore. Cristo sarà spiritualmente con noi finché non tornerà fisicamente per noi. Mamma mia, fratelli, ma voi immaginate quel giorno quando Gesù ritornerà? Ma voi lo immaginate, ogni tanto lo pensate a quel giorno o no? Quel giorno unico, glorioso, quel giorno che è il migliore della storia, quando Gesù tornerà con potenza e gloria. Immaginate che io e voi ci ritroveremo in mezzo a delle strade e guarderemo verso il cielo e vedremo questo galoppo dell'esercito celeste di Gesù a capo, sulla cui coscia c'è scritto che Lui è Signore dei Signori, il Re dei Re. Questo noi aspettiamo. Signore, vieni, vieni presto, vieni, noi ti aspettiamo. Alleluia. Mamma mia, che promessa! Finché non tornerà fisicamente per noi, il diavolo ha cercato attraverso dottrine di demoni di spegnere questa promessa. È nata una setta
demoniaca, no? Che all'inizio del secolo diceva che Gesù era già tornato spiritualmente. Troppo comodo per il diavolo una cosa del genere, no? Spiritualmente nessuno se n'è accorto, nessuno vede niente, già c'è, e quindi le cose si stanno sistemando. No, Gesù verrà, e quando verrà lo vedranno persino quelli che lo hanno trafitto. Verrà fisicamente, e questo che il diavolo non sopporta, perché la sua presenza verrà per dichiarare una volta e per tutta la sua vittoria sul diavolo, sull'anticristo, sul falso profeta e su tutti quelli, ahimè, che non hanno accettato questo messaggio di salvezza. Tornerà fisicamente, alleluia, e finalmente saremo a faccia con Lui. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Qualcuno avrebbe potuto immaginare, no, dalla logica della frase, che fino alla fine di tutto Gesù sarebbe stato con noi, e poi ci avrebbe lasciato, poi che cosa sarebbe successo? Sarebbe iniziata una nuova era, una nuova vita, e poi Lui non sarà più con noi, fratelli, non sarà più con noi. Vi state rimanendo male? Vero, l'ha detto Lui, non sarà più con noi. Lui ha detto che sarà con noi fino alla fine dell'età presente, poi basta, poi dopo saremo noi a casa sua. Adesso sta con noi, poi basta, si è stancato, dice alla fine basta, da qui ce ne dobbiamo andare in un luogo migliore, quello che Lui ha preparato, e lo vedremo a faccia, io non so voi fratelli, ma io spenderò tre quarti dell'eternità a guardarlo, a guardare i suoi lineamenti, a guardare il suo viso, la sua faccia. Gloria a Dio. C'è questa promessa, ed è questa promessa che ci deve dare le forze per andare avanti. Ricordatelo quando ti sentirai triste, ricordatelo quando prenderai delle decisioni e non sarai compresa, ricordati quando per decidere di servire il Signore ti troverai da solo o da sola, ricordati quando sentirai l'abbandono probabilmente anche di quelli che ti sono vicino, di quelli che magari ti hanno allevato, ti hanno portato avanti, ricordatelo. Ricordati che questa promessa farà la differenza nella tua vita, durante la persecuzione, forse nella miseria, forse nella povertà, forse come Giuseppe nella prigione. Ricordatelo, perché questa promessa sarà quella che darà qualità alla tua vita. Ricordatelo quando sarai tradito, ricordatelo quando sarai scaricato, ricordatelo quando sarai abbandonato, ricordatelo quando sarai messo da parte, ricordatelo che Gesù non farà quello che faranno gli uomini, Lui ha promesso la sua presenza e te la garantirà fino alla fine. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo, se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Abbiamo appena passato questi giorni di feste. Molti, non voglio essere polemico, molti, purtroppo anche tra i credenti, si sono, non so per quale via, hanno sentito il bisogno di riaccendere delle luci che un tempo avevano spento. Hanno festeggiato, si sono incontrati, forse anche loro si sono ricordati di Gesù in questo periodo. Ma Gesù non nasce ogni anno e non muore ogni anno. Egli è vivente. Quello che ha detto a Giovanni vale ancora adesso: io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte dell'Ades. Fratelli, se c'è una festa che dobbiamo celebrare
è la festa del suo regno, non della sua nascita, che purtroppo lo rende così piccolo agli occhi degli uomini. E forse dietro questa tributo di feste, forse c'è una macchinazione anche satanica per spegnere le forze di questo Gesù vivente. Egli è vivo e regna nei secoli dei secoli. Ritornerà molto presto, e prima di ritornare ci ricorda che sarà con noi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Chiniamo il capo e preghiamo. Alleluia.